C'è un ricambio generazionale delle mafie in Sicilia, Campania e Calabria e quanto evidenzia uno studio della DIA sull'incidenza di nuove leve nelle mafie. La conferma arriva da operazioni di servizio ma anche da alcuni fatti che vengono quotidianamente rilevati. E quanto ha dichiarato questa mattina il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il generale di divisione dei Carabinieri, Giuseppe Governale, intervenuto al convitto nazionale Tasso di Salerno all'incontro «La mafia teme più la scuola o la giustizia?». Noi stiamo facendo uno studio che evidenzia peraltro un grosso fenomeno, un fenomeno particolarmente rilevante che è quello della incidenza delle nuove leve. Assistiamo a un ricambio generazionale importante delle mafie, sia in Sicilia, sia in Campania, sia in Calabria. Lo dicono le operazioni di servizio e lo dicono anche alcuni segnali che noi ritroviamo dai fatti che si verificano sul territorio. L'incontro introdotto da Ketty Volpe, esperta MIUR referente della Consulta Provinciale dei Giovani Studenti, rivolto agli studenti della Consulta, eletti quali rappresentanti di tutti i coetanei che frequentano gli istituti scolastici dell'intera provincia di Salerno, futuri portatori dei valori intrinsechi alla legalità, fondamento su cui poggia il contrasto alla cultura mafiosa, è stata l'occasione per rimarcare l'importanza della legalità e del rispetto delle regole scritte e non scritte. Eh sì, la legalità è un insieme di regole scritte e non scritte, che appunto si chiamano regole perché regolano l'andamento quieto di una società. E certamente dalle regole più semplici, l'osservanza delle regole più semplici, del rispetto, soprattutto quello del senso di cittadinanza, sono alla base di un approccio che poi consente di sconfiggere, quantomeno attenuare, le conseguenze perverse di criminalità organizzata. La presenza dello Stato è certamente necessaria, quantomeno auspicabile, ha sottolineato il direttore della DIA Governale, ma ha continuato. L'azione dello Stato però non può corrispondere esclusivamente sull'azione delle forze di polizia e della magistratura. Sì, la presenza dello Stato è certamente necessaria, quantomeno auspicabile. Certamente però l'azione dello Stato non può corrispondere esclusivamente sull'azione delle forze di polizia e della magistratura. Lo Stato è un'organizzazione complessa che ha numerosi elementi che bisogna dispiegare in maniera sistemica sul territorio per ottenere i risultati che noi vogliamo. Le organizzazioni criminali mafiose non sono organizzazioni criminali tout court, semplici, se no le avremmo sconfitte. Si nutrono del territorio, hanno un sentiment, questo sentiment è anche apprezzato da microculture che generano, crescono nella società, soprattutto meridionale. Nel 1961 Sciascia, in un suo forse più importante libro, Il giorno della civetta, parlò di una linea, la linea della palma. La linea della palma è quella, secondo lui, della mafia, della corruzione. E diceva che ogni anno va avanti, si alza di 500 metri ed è oltre Roma, disse nel 61. E sono organizzazioni criminali che si espandono e le ritroviamo anche particolarmente penetranti in territori oltralpe, dove le sensibilità sul fenomeno sono quelle che sono purtroppo e quindi riescono a infiltrarsi.